Un fattore di coesione altrettanto importante fu la diffusione del latino e la sua progressiva sostituzione alle lingue locali. Agli inizi della dominazione, il latino era riservato agli atti ufficiali dell'autorità romana, per esempio ai testi di legge e alle iscrizioni pubbliche. Presto, però, anche gli esponenti delle élite locali, sui quali i romani si appoggiavano per amministrare i territori conquistati, iniziarono a usare il latino, sia per imitare i dominatori e il loro modello di vita, sia per la necessità pratica di comunicare con loro. Inoltre, in latino parlavano anche i mercanti romani, il cui arrivo accompagnava e spesso precedeva la conquista militare vera e propria. Chiunque entrasse in contatto con loro doveva perciò apprendere almeno gli elementi essenziali della nuova lingua, anche nelle zone più remote dell'impero, come la Germania. Lo attestano le tracce che il latino ha lasciato nel tedesco, che non è una lingua neolatina. Solo per fare un esempio, il verbo che in tedesco moderno significa comprare, zu kaufen, deriva dal latino caupo kauponis, oste e mercante. L'impero romano fu in realtà bilingue. Il latino, infatti, era a tutti gli effetti la lingua ufficiale della parte occidentale, mentre in Oriente il greco restò l'idioma dominante. Nella parte orientale, il latino fu sempre e soltanto la lingua dell'esercito e dell'amministrazione della giustizia. Tra i tanti documenti ufficiali che confermano il bilinguismo dell'impero, possiamo citare il cosiddetto Monumentum Anciranum, l'iscrizione delle res geste divi Augusti ritrovata in Turchia, il cui testo è stato redatto sia in latino che in greco. That's all, folks.